Io vi ringrazio di essere qui con noi questa sera, mi fa piacere vedere tutto questo interesse, noi ci siamo molto impegnate nella promozione della serata perché è importante in questo momento in cui appunto l'iniziativa inizia, parte, lavorare anche sull'onda dell'entusiasmo. Nel mio intervento spero abbastanza breve, e vi spiego un attimo che cos'è Refugees Welcome e soprattutto come e perché siamo arrivate ad essere qui noi assieme dietro a questo tavolo. Allora, l'associazione a livello nazionale nasce nel 2015 e si sviluppa le proprie attività attraverso dei tavoli territoriali che sono stati attivati già a Milano, a Roma, a Catania, a Modena, a Torino, ce ne sono in diverse città. Fa parte di un network internazionale che è nato a Berlino nel 2014. Di che cosa si occupa? Allora, si occupa di cercare delle famiglie disponibili ad attivare delle esperienze di ospitalità verso dei ragazzi e delle ragazze rifugiati o richiedenti asilo. Questo è, diciamo, la mission dell'associazione. Che cosa vuol dire questa cosa in concreto? Cioè, a quale obiettivo risponde? Perché noi sappiamo che l'accoglienza delle persone che arrivano in Italia e fanno richiesta di asilo è un'accoglienza che si sviluppa su dei binari stabiliti dalle norme e quindi si sviluppa principalmente attraverso dei centri di accoglienza. Poi avremo un intervento successivo che darà una breve panoramica di come funziona la cosa. L'accoglienza in famiglia non vuole sostituire un modello, ma vuole integrarlo, vuole rispondere a quello che è una prospettiva in cui crediamo, che è quella dell'accoglienza diffusa, e soprattutto vuole dare alle persone che sono in Italia e vogliono restare in Italia la possibilità di inserirsi, di essere inclusi nella nostra società con un rapporto più diretto nei confronti degli italiani. La prospettiva dell'integrazione non può prescindere dalla conoscenza reciproca e questo tipo di esperienza non solo favorisce la conoscenza nel singolo caso, ma rappresenta anche un veicolo che permette di diffondere un modello positivo, quindi ha anche un valore da un punto di vista della comunicazione, del messaggio che porta. Noi siamo abituati a vedere, diciamo, la televisione, vediamo i barconi, leggiamo i numeri, leggiamo le statistiche. Nel momento in cui questi numeri diventano delle persone, diventano un ragazzo che abita al piano di sotto e è ospitato dalla famiglia che conosciamo da 20 anni, noi abbiamo fatto un'operazione culturale molto importante, abbiamo trasformato dei numeri in persone, abbiamo fatto un passo avanti importante verso un progetto di accoglienza e di integrazione. Questo è un po' il senso generale di questa esperienza. Il senso, diciamo, personale delle persone sedute a questo tavolo, la nostra esperienza nasce principalmente dall'estate scorsa, cioè le relazioni tra le persone, tra le donne che sono qua sedute, si sviluppano in larga misura a partire dall'esperienza, dall'emergenza della stazione San Giovanni, che ha portato un patrimonio di relazioni per tutti, per molte delle persone anche che sono presenti in sala sanno di che cosa parlo. Noi abbiamo pensato di occuparci di una cosa, di una piccola cosa concreta. Abbiamo, appunto, Maria Teresa spiegava di Alessandra che si è interessata a questa esperienza, Ilaria è andata ad approfondirla, abbiamo detto ma sì, proviamo a fare una cosa che si sta già facendo in altre città, proviamo a portarla anche sul territorio di Como, sapendo che non è la soluzione al problema, perché è un problema
problema è molto, molto vasto e ha delle implicazioni molto complesse. È un piccolo passo, una cosa. Una cosa concreta che ci piace portare e speriamo che possa trovare nella nostra città una risposta positiva, una risposta che corrisponde allo spirito con cui la città ha risposto all'emergenza dell'estate scorsa. L'associazione, noi stesse siamo volontari. Cosa vuol dire? Vuol dire che mettiamo a disposizione in modo volontario il tempo e delle esperienze, delle competenze, ognuna di noi poi ci si presenta, non è solo un volontario, è anche una persona che nella sua vita ha maturato delle competenze, delle esperienze, una formazione nel campo, generalmente nel campo dell'accoglienza o comunque delle relazioni con le persone migrate e che le mette a disposizione di questa nuova attività. Il lavoro concreto verrà poi spiegato più nel dettaglio. Io chiudo il mio intervento dicendo che intanto due indicazioni diciamo un po' più di tipo pratico. Da un punto di vista del target dei beneficiari, diciamo, l'associazione si rivolge a richiedenti asilo e rifugiati. Noi ci concentreremo in questa, perlomeno in questa prima fase del lavoro per iniziare, sulle persone che hanno in mano il documento, quindi noi ci rivolgeremo a persone che hanno concluso l'iter di richiesta d'asilo e che hanno ottenuto uno dei tre titoli della protezione internazionale, perché sono sicuramente quelli che hanno la possibilità, la volontà di restare e quindi per i quali è molto importante riuscire a trovare una collocazione. Noi sappiamo che alla termine della procedura i ragazzi, durante la quale i ragazzi vengono accompagnati anche attraverso corsi di formazione e quant'altro, al termine della procedura lo Stato rilascia il documento ma sostanzialmente non dà nessun tipo di ulteriore accompagnamento, quindi sono persone che devono trovare la loro strada e la possibilità di costruirsi una vita in Italia. La cosa, secondo punto collegato a questo, è che l'associazione non accede a contributi, quindi noi stiamo parlando di un'esperienza di tipo volontario sia da parte degli attivisti sia da parte delle famiglie, proprio perché parliamo di persone che sono fuori, che hanno terminato il percorso di accoglienza che è quello coperto dal finanziamento dello Stato. E niente, direi che da un punto di vista pratico, dato le piccole indicazioni che ci sono, se tanto poi ci sarà tempo per fare delle domande. Grazie.